Buongiorno, come state? Spero davvero tutto bene. Io sono appena uscita da lavoro, è sabato mattina, adesso vado a pranzo e poi alle 4 sono già al lavoro di nuovo dall'altro piccolino, mentre questa mattina sono stata, come già sapete, dalla femminuccia. Cosa mi raccontate di bello? Sì, lo so, scusate. Allora, di sicuro alle mie spalle, a parte il mio paese, state vedendo un bel sole, un bel cielo, ma io sono un po' influenzata e quindi sì, sono conciata così anche oggi, con giubbino, sciarpa, maglia intima e altre due maglie. Eh sì, sono molto influenzata. Allora, oggi pomeriggio uscirò da lavoro, se Dio vuole, alle 8 di sera e poi andrò ad un compleanno di mia cugina. Scusate, segno della croce. Che sono passata di fronte ad una chiesa ed una statua di una Madonnina. Allora, sì, dicevo, allora, questa sera c'è il compleanno di mia cugina, fa 30 anni, veramente il compleanno era ieri, lo festeggio questa sera. Allora, non è voluta andare in ristoranti e fare quindi una festa molto in grande, spendere tanto, eccetera, ma ha pensato bene di risparmiare e di festeggiare i suoi 30 anni nel nostro garage di famiglia, che è molto pulito, nuovo e anche, se vogliamo, grande, non grandissimo, ma comunque giusto, molto capiente per amici, fidanzato e cugini, perché questi saremo la famiglia, quindi zii, zie, non è stata invitata. Il resto della famiglia, solo i cugini, perché altrimenti poi non ci sarebbe stato spazio. E quindi sì, compleanno alle 9, tempo di prepararmi. E quindi arrivo da lavoro alle 8, il tempo di prepararmi poi e di scendere giù in garage. È una country party. Sarà molto bello l'allestimento perché appunto questo tema è molto bello e sarà un buffet. Nel quale anche mia mamma ha dato il suo contributo nel fare la parmigiana di melanzane, che a mia cugina piace tanto. È proprio stata lei a chiederglielo. Chiederle di cucinarla. Le regaliamo i soldi, come anche il resto della famiglia, perché 30 anni è grande, fa bene poi a prendere i soldi e insomma farne l'uso che ne vuole, senza magari farle un regalo che poi non le piace, bisogna cambiarlo. Comunque 30 anni è una tappa importante e si sa mai quale sia poi forse il regalo giusto. Quindi, se non conosciamo bene i suoi gusti, è meglio regalare i soldi, così di sicuro le facciamo un favore e non sarà un dispiacere. E allora, io vado, vi auguro buon pranzo per chi ancora deve pranzare come me e magari questa sera vi faccio un breve video in cui vi faccio vedere, magari non lo so, ripeto sempre se riesco perché ho solo un'ora di tempo, vi faccio vedere come sono vestite e chiacchieriamo altri 2 minuti. Un bacione enorme, buon sabato.